velocemente, riprendiamo i discorsi. Misura della temperatura a contatto e immersione. I vecchi termometri meccanici o a riempimento di fluido, però non danno segnale elettrico. Termoresistenze o termistori, dove c'è un sensore che si basa sulla legge di variazione della resistenza elettrica con la temperatura. Termocoppie, sensore in cui io misuro la temperatura tramite effetti specifici termoelettrici. Tutti questi sono sensori a contatto, a immersione, con tutte le loro problematiche, le loro prestazioni, le loro caratteristiche. Vi sottolineo un punto. Uno, queste misure di temperatura di tutti questi sensori sono misure di temperatura di equilibrio del sensore con il suo ambiente di misura. Sono misure puntuali, quindi è quel punto che ha quella temperatura. Da quel punto a sistema c'è da ragionare. Questo è il primo discorso, quindi sistemi puntuali. Secondo problema: il sensore sente sempre la sua temperatura, che è la temperatura di equilibrio fra il sensore e l'ambiente di misura. Quanto questa temperatura sia quella che voi volete misurare o dovete misurare è un problema di modello. Ok? Non vi dimenticate i problemi che riguardano la radiazione. Un sensore puntuale immerso in un ambiente e circondato da pareti a temperatura diversa non è detto che segni una temperatura che è quella che volete misurare, perché lo dovete proteggere dalla radiazione. E cioè, quando voi misurate la temperatura ambiente, se questa temperatura, il sensore di temperatura, non è protetto da uno schermo che impedisce prima cosa al sole direttamente di arrivarci, e questo vabbè, mi sembra una cosa banale, ma anche negli ambienti chiusi, se non lo proteggete dalle radiazioni, quello che legge è conseguenza anche della radiazione delle pareti, perché gli scambi di energia avvengono con tre tipologie diverse: convezione, conduzione e irraggiamento. Questo qui entra in gioco nell'equilibrio termico del sensore. È come il concetto di temperatura percepita. Quando voi parlate di concetto di benessere o di temperatura percepita del singolo individuo, dovete ovviamente capire che non basta misurare la temperatura ambiente, dovete dare altre informazioni per caratterizzare la vostra percezione. In questo momento questo lato qui dell'aula è sicuramente con un benessere diverso da questo, perché c'è la radiazione che influisce, ok? Oppure c'è il moto del fluido, quindi bisogna stare attentissimi. Quando voi andate a misurare la temperatura, c'è un'altra categoria di termometri completamente diversa da questo che si sta man mano affermando, che sono i termometri basati proprio sulla radiazione. E cioè sono quei termometri che adesso in questo momento sono di uso comune, nel senso che moltissime situazioni che riguardano la misura della febbre degli individui viene valutata tramite un sensore che si infila nell'orecchio e che misura con metodi radiativi la temperatura del timpano, che è una membrana fortemente irrorata.
Bene, quel sensore che si infila nell'orecchio funziona su principi che non sono questi, ma su principi che mettono in gioco tutti i principi della radiazione termica che credo e spero mastichiate un po'. Quali sono i principi della radiazione termica che poi hanno dato luogo al sensore? Il primo principio è il principio del corpo nero, che è il corpo, il modello, è tipo il gas perfetto, è il modello radiativo di cui noi sappiamo scrivere le equazioni, e che è l'assorbitore perfetto e l'emettitore perfetto. Vi ricordo che la schematizzazione più semplice del corpo nero è un cilindro con R su D maggiore di 20, mantenuto isotermo, quindi a T uguale costante, cavo, e questo foro, se così si può dire, realizzato nel cilindro è il corpo nero, e cioè è quello che emette secondo le due leggi di Stefan Boltzmann e di Planck. Cosa dicono queste leggi? La legge di Stefan Boltzmann dice che la quantità di energia emessa dal corpo nero, quindi da questa superficie, in tutte le direzioni dello spazio e in tutte le lunghezze d'onda è esprimibile secondo questa semplice legge con un valore di sigma che trovate nel sistema internazionale. Quindi, come vedete, il sistema è quello che stabilisce per prima cosa i valori delle costanti fisiche ed è proporzionale alla quarta potenza della temperatura. Quindi la radiazione che viene emessa da questa superficie, questa è quella praticamente che dietro c'ha tutto il cilindro, è una radiazione che viaggia secondo un criterio di uguaglianza spaziale in tutte le direzioni, e la quantità di energia che viene emessa è pari alla quarta potenza della temperatura. Questa è la prima legge, quindi la legge integrale, perché l'integrale spaziale è lungo tutte le lunghezze d'onda che caratterizzano questa fenomenologia. Questa legge, che ovviamente vi dà anche una percezione, se andate a fare qualche conteggio, il T alla quarta vi dà una dipendenza fortissima dalla temperatura, e man mano che la temperatura sale, questa quantità di energia diventa ovviamente percepibile e misurabile, fortemente misurabile. La seconda legge che completa questa descrizione, e cioè che poi è la prima, è la legge di Planck, la quale legge per il corpo nero, quindi per questo modello ideale, che vi ricordo è nient'altro che una cavità isoterma la cui bocca tipo il forno, no? Tipo il forno. Bene, per questa legge, che è la legge di Planck, Planck nel 1912 ha preso il premio Nobel per la scrittura di questa legge, e attenzione, l'ha preso perché ci ha aggiunto questo meno uno, perché prima Dien l'aveva definita ma non ci aveva messo il meno uno. Il premio Nobel vale il meno uno, vale il premio Nobel. Bene, che cosa dice la legge di Planck? Che E con N, quindi sempre l'energia emessa, però monocromatica, cioè a lunghezza d'onda per lunghezza d'onda, varia a variare della temperatura secondo questa legge C con 1 lambda alla quinta è elevato a C con 2 su lambda T meno 1, dove C con 1 e C con 2 sono due costanti il cui valore
è definito e aggiornato nel sistema internazionale. La rappresentazione di questa legge di Planck la vedete qui. E in particolare, se noi andiamo a mettere sulle ordinate e sulle ascisse le lunghezze d'onda e sulle ordinate le quantità di energia, notate che praticamente all'aumentare della temperatura c'è uno spostamento del picco massimo e un aumento della quantità globale, perché ovviamente l'integrale di questo sotteso a queste curve è il valore sigma t alla quarta. Notate anche che man mano che noi aumentiamo la temperatura, la quantità di energia emessa va verso lunghezze d'onda più basse. Attenzione, è volutamente evidenziato il visibile, e cioè il fatto che tra 0,4 e 0,8 tutti noi siamo dotati di un sensore, che è il sensore occhio e che è quello che praticamente ci rende la possibilità di percepire quello che governa questa particolare combinazione che è il pianeta Terra. D'accordo? Allora, il fatto di evidenziare il visibile è anche un fatto connesso alla storia. Attenzione, stiamo parlando di discorsi all'inizio di questo secolo che hanno trovato poi applicazioni man mano nelle misure di temperatura basate su sensori di visibile, poi di vicino infrarosso, poi di lontano infrarosso, nell'arco del secolo breve. 1912, l'unico sensore che ci avevamo e che ha dato luogo poi alla definizione della parte superiore della scala, perché attenzione, la parte superiore della scala, vi ricordate, si ferma a 660 per le termoresistenze. Poi ci sono le termocoppie che più o meno riescono a garantire misure fino a 1000-1100 gradi, e poi parte la possibilità di misurare la temperatura non più per contatto a distanza, e per contatto immersione, ma a distanza, su principi che attualmente sono basati su sensori per infrarosso, che sono figli della conoscenza e della tecnologia di quel pezzo che si chiama terre rare, e cioè quel pezzo della tavola di Mendeleev che sta al centro, dove non c'è proprietà non metalliche o proprietà non metalliche, ma c'è un qualche cosa di ibridizzante. Ci sono gli ottetti a 4 che possono eccitati diventare a 5, a 6 e quindi cambiare completamente la natura della sostanza, che diventa da conduttore isolante o il contrario. Bene, il sensore disponibile agli inizi del secolo, che comunque ha dato luogo a una certa misurabilità della temperatura, era l'occhio, solo l'occhio umano. Quest'occhio era il miglior sensore nel campo 0,4-0,8 disponibile, giusto? Ed è quello che poi ha dato luogo alle applicazioni della legge di Planck. La prima applicazione l'ha fatta uno che ha fatto un sacco di soldi, che ha inventato la lampadina, perché la lampadina a incandescenza è basata sul governo di questo sistema, cioè fondamentalmente sul fatto che io in un filamento di tungsteno ad altissima resistenza faccio passare la corrente che comunque so produrre e distribuire, e quel filamento immerso nel vuoto, perché la lampadina incandescente ha bisogno del vuoto, giusto? Se non c'è il vuoto funziona. Quel filamento immerso nel vuoto raggiunge il proprio equilibrio termico solo per radiazione.
Quindi si riscalda perché puoi mettere solo per radiazione, convezione è zero, e perché ci ho fatto il vuoto. Irraggiamento è solo nei due peduncoli che lo collegano, io ci faccio passare l'energia, raggiunge temperature sempre più elevate, quindi dal momento in cui sta a temperatura ambiente al momento in cui io ci faccio passare energia, raggiunge l'incandescenza. Che significa raggiungere l'incandescenza? Che io lo vedo, e cioè che emette quantità di energia nel visibile. E quindi si deve riscaldare molto. Ok? Il visibile del filo di tungsteno è a 1500, 1600. Chiaro, perché io lo devo riscaldare per far sì che lui, quando è spenta la lampadina, voi lo vedete lo stesso, ma lo vedete perché riflette l'energia, non perché la emette. Invece quando l'accendete diventa auto emissione. Ok, la lampadina incandescenza è il governo e lo studio di tutta questa fenomenologia, che ovviamente già si conosceva, perché per illuminare si accendevano le candele, si accendevano i fuochi, si distribuiva il gas, eccetera, eccetera. Si sapeva che la fiamma è un qualche cosa che produce quella parte di energia che io riesco a percepire tramite l'occhio. A livello di temperature, cosa succede? Che ovviamente c'era la possibilità, conoscendo e avendo codificato queste leggi, di, virgolette, misurare in un modo che sembra banale, ma che ovviamente bisognava codificare. Si chiama pirometria, pirosmetro, misurare il fuoco, e parte da questo semplicissimo concetto. Io qua ho il mio sensore 0408, che è il mio sensore occhio. Voglio misurare la temperatura della cavità, ok? Come faccio a misurarla? Devo codificare il fatto che io vedo questa radiazione perché è un forno ad alta temperatura. Benissimo, questo forno ad alta temperatura emette radiazione codificata da questa, o da questa, o da questa. Ovviamente stiamo in questo caso qui. Allora, la pirometria è nient'altro che la codifica del fatto che se io fra l'occhio e il mio corpo nero metto in mezzo una lampadina ad incandescenza opportunamente governata, quando regolando il passaggio di corrente, questo filo è isotermo a questo corpo nero, l'occhio non riesce a distinguere tra la radiazione emessa dal filo e la radiazione emessa dalla bocca del forno, perché tutte e due emettono la stessa quantità di energia, e di conseguenza io ho una misura per confronto basata sul fatto che questo filo è corpo nero e questo è corpo nero. In pratica la pirometria si basava su questo discorso, si puntava dal punto di vista proprio ottico, si metteva questo filamento e man mano che la corrente aumentava o diminuiva, il filo o era nero e quindi meno luminescente del mio corpo, oppure era più, virgolette, bianco, quindi si notava perché era più incandescente, fino a che io perdevo, governando la quantità di corrente, perdevo l'informazione. Significa che la temperatura di questo filo e la temperatura di questo corpo
mandavano al sensore occhio la stessa quantità, quindi c'era un equilibrio e una misura per confronto. Su questo si sono sviluppate ovviamente tantissime applicazioni, ok? Qua vedete ovviamente la schematizzazione del corpo umano, ok? Finisce. E la pirometria ottica era nient'altro che la pirometria basata su questa legge e sull'uguaglianza delle capacità emissive. Altissime temperature, quindi governo del sistema da circa 700 gradi in poi era applicabile la pirometria ottica. Cosa succede poi? Questo siamo negli anni 1900, dal 1920 fino al 1940-50. Poi succede qualche cosa che mette a disposizione sensori che non sono più legati all'occhio umano, ma sensori che riescono a, virgolette, sentire lunghezze d'onda più piccole, o meglio, la combinazione di quelle terre rare dà luogo a dei fotosensori che, virgolette, funzionano a 2, 4, adesso funzionano fino a 6 micrometri e quindi rendono possibile le misure monocromatiche, perché si è sviluppata la capacità di non avere più l'occhio come sensore, ma di avere dei sensori basati sulla combinazione di questi particolari elementi. Io spero e vi auguro che non lo dobbiate fare, ma sicuramente la termografia per la valutazione della presenza di zone tumorali nel seno delle donne è fatta sulla base di che cosa? Di sensori che devono poter individuare dei punti freddi, no? Perché i tumori sono dei punti in cui le cellule sono morte. Quindi si inquadra il seno della donna e si vedono dei punti che sono più freddi degli altri. Il sensore termografo ha dentro un sensore basato sull'antimonurio di indio. Se andate a vedere, no? Tutte quelle terre rare sono con nomi un po' strani, no? Ok, sono quelle terre che riempono la tavola di Mendeleev nella zona, virgolette, centrale e a... Bene, l'antimonurio di indio è sensibile, se non vado errato, all'emissione a 4,5. Il discorso io ve l'ho sintetizzato per farvelo capire. Io ho due possibilità. O ho sensori monocromatici, quelli che avete visto nelle guerre, perché si sono sviluppate le guerre. La guerra del Vietnam fa esplodere i sensori per infrarosso, perché l'ordine era: trovatevi un modo per capire chi ci sta dietro agli alberi. Ok, allora per puntare il fucile, essere sicuro che ci stava qualcuno, bisognava avere un sensore di infrarosso in una vegetazione che sta alla temperatura ambiente e c'è un punto caldo. La stessa cosa vale per, molto più semplice, si è sviluppato prima, durante la guerra di Corea, perché i motori degli aerei sono ovviamente dei generatori di infrarosso, per cui il puntatore del missile si basa su questo. Quella guerra e quelle applicazioni hanno poi generato le applicazioni che noi adesso utilizziamo per scopi civili. Ok? Quindi, ma non perché la guerra, perché la guerra stimola l'investimento in una certa direzione, si fanno ovviamente le ricerche e si vanno a applicare. Per farvi sorridere, nella guerra di Libia 1912, un battaglione di
puntatori scelti che avevano gli occhi di gatto. Fu mandato in Libia. Che significa? Erano persone. Siccome l'occhio umano è sensibile fra 0,4 e 0,8, ok? I gatti vedono perché invece di avere come noi la massima sensibilità a 0,65 che è il rosso, ce l'hanno a 0,80, quindi a temperature più basse. Il rosso del semaforo, il rosso di tutti i segnali di allarme è, virgolette, un rosso basato su noi, perché noi vediamo molto meglio il rosso che gli altri colori. Se si dovesse fare una civiltà di gatti si sposterebbe a 0,8. Non so qual è il colore che dovesse avere. Chiaro? Quindi attenzione, i fenomeni di pericolo sono sempre segnalati col rosso, perché è il punto di massima sensibilità di ciascuno di noi. Ok? Allora, per vedere nel deserto e poter sparare di notte, furono selezionati un gruppo di persone che non aveva la stessa sensibilità a 0,65, ma ce l'aveva spostata. Si chiamavano i soldati con gli occhi di gatto, cioè quelli che vedevano durante. Adesso non si fa più, perché qua ciascun soldato tiene il puntatore infrarosso e quindi non ha questo problema. Era un modo di adattarsi a certe cose, no? Quindi è chiaro che il discorso di avere una maggiore disponibilità di sensori in questa zona è conseguenza di tutto lo sviluppo delle tecnologie infrarosse che siamo stati capaci di sviluppare, e quindi i sensori monocromatici che vi permettono di misurare con disponibilità in alcune zone. Quindi che cosa succede? Che mentre questi sensori qua hanno bisogno di queste temperature, i sensori che stanno qua vedono a temperature più basse. Chiaro? Quindi qua il problema è come al solito, sta maledetta scala Fahrenheit che rompi i coglioni, questo 555 è conseguenza del fatto che quello è un libro americano. Purtroppo si pagano queste cose. Quindi attenzione, c'è disponibilità di sensori o basati sulla misura globale oppure basati su applicazioni che ovviamente sono nient'altro che il governo di questa tecnologia. È molto difficile questa tecnologia, ve l'ho solo accennato perché non è giusto che voi non sappiate che esistono i sensori a radiazione. Non li chiederemo mai, va bene?